Io bentornati su Pokémon Luna. Nello scorso episodio abbiamo ucciso la fauna. Fa poco rima, ma sai, non mi interessa. Adesso andremo a Pony per andare avanti. Bentornati su Pokémon Luna. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il centro commerciale di Hauoli. Ho finalmente ottenuto la maglietta del Team Skull e mi sono tinto i capelli off camera. Già, li ho impostati bianchi. Perché? Perché mi andava appunto di metterli in bianco. Sì, sì, ho detto bianchi o bianco? Bianchi. Comunque, in questo episodio entreremo un'altra volta nel centro commerciale e poi andremo avanti a Pony. Ora, perché sto andando qui? Perché è ora. Di cosa? Ve lo dico subito. Allora, c'è un certo codice QR che voglio appunto scannerizzare perché è molto importante. Quindi, vieni qui mio caro e vai così. Ora, questo codice, che metterò probabilmente da qualche parte, oppure se non lo metterò, non lo metterò, è il codice QR speciale di Magearna, per la versione europea del gioco. Ora, normalmente quando scannerizzate appunto un QR, verranno memorizzate in visti le informazioni appunto del Pokémon che scannerizzate. In questo caso, questo è un QR speciale, quindi hai ricevuto un dono speciale. Ricordati di ritirarlo dal postino del negozio Cimeli e Rarità della zona commerciale di Hauoli. Esatto, inoltre ci dà ben 20 punti. E in questo modo lo scanner isola è pronto per essere attivato. Cosa è lo scanner isola? Cliccando X e tenendo premuto R, ecco qui, scannerizzando ogni 10 codici, perché un codice 10 punti, tranne appunto i codici speciali, per un'ora, nel percorso 2, apparirà appunto un certo Pokémon raro. Indovinate un po' chi è questo. Già, un Chikorita. Se non sbaglio, i Pokémon variano in base al giorno e a dove siete, di isola intendo, però non ne sono sicuro, non ho mai esplorato questa cosa, non voglio usare repellenti, grazie. E adesso, eccolo qui il postino. Oh! Ho sbagliato indirizzo, forse? Sul pacco era scritto oggetti in antiquariato e ho pensato che andasse consegnato qui. Ma tu sei Tonks, giusto? È arrivato un Pokémon per te. Tonks ottiene un Magearna. Suppongo si pronunci Magearna. Comunque, i dati di Magearna sono stati inseriti appunto nel Pokédex. Somiglia ad una Pokéball. E, beh, c'è un motivo. Intanto questo è un Pokémon mitico, credo? Vediamo un attimo. Rotò? Ma quello è un Pokémon misterioso. Ah, misterioso adesso. Prima era mitico, ora misterioso. Comunque, Pokémon artificiale. Il suo corpo meccanico è solo un contenitore. La sua vera essenza è un'anima artificiale chiamata Cuore Anima. Già, se non sbaglio ci sono altre informazioni. Su Magearna. Magari qualcuno me le può dare adesso. Tappo d'argento, metto in borsa, perfetto. E basta. Ottimo, ora devo andare. Quello che ha appena ricevuto è un Pokémon misterioso. Questo Pokémon è stato creato centinaia di anni fa e ha un valore inestimabile. Inoltre, dovrebbe essere stato creato 500 anni fa, perché non spoilerò, perché non lo metterò a schermo intero, però c'è un altro sprite, tra virgolette, modello di Magearna, che appunto è in un'altra forma, diciamo così. Ora, devo andare a Pony, vero? Sì, andiamo al Canyon di Pony. E andiamo appunto avanti. Fly, che è appunto la forma originale appunto di Magearna. Ho detto appunto 7 volte, ma non mi interessa, ok? Adesso andiamo avanti. Inoltre, se ogni tanto sentirete un colpo di tosse o altro, sapete già il motivo, vero? Perfetto. Allora, tanto per controllare, perché adesso suppongo ci siano allenatori nuovi lì, e per lì intendo il percorso dove andremo, voglio un attimo vedere i Pokémon che ho. Magari mando per primo Remus. Perché no? Remus mi sta simpatico. E è un Pokémon molto buono. Comunque, ora, se non sbaglio è qui a destra, vero? Nel mappa, come si chiama questa parte? Nella prateria di Pony, ok. Quindi andiamo senza ulteriori indugi. E già che ci sto, devo... Dexio? Tonks, come va? Quando avrai trovato abbastanza cellule e nuclei di Zygarde, vai alla base Ether di Hoola. Ci arriverai dal percorso 16, lo so già, grazie. Lì troverai il Regeneratron X, che ti permetterà di assemblare la forma perfetta di Zygarde. Mentre tu ti occupavi di Zygarde, noi abbiamo raccolto informazioni sul cerchio Z.
e la mega evoluzione. È ancora un fenomeno così misterioso. È straordinario che anche in questa regione, così lontana da Kalos, i Pokémon possano mega evolversi. Mi sa che adesso qualche cosa succede, vero? Ma noi siamo allenatori e non possiamo limitarci alla teoria. Vediamo subito come te la cavi con la mega evoluzione. Bene, parte la sfida di Dexio. Suppongo... sì, ha un cerchio Z, quindi farei evolvere qualcuno, o meglio, mega evolvere qualcuno. Non ci sono nuove mega evoluzioni, quindi... ok. Però... magari ha un Pokémon che si mega evolve che è tipo troppo forte. Speriamo che non sia... boh. Comunque, Sgranocchio, perché è super efficace e Baratto Forza mi fa tanto in realtà. No, ah no, se scambia le modifiche non mi fa niente, vero? Ok, quasi. Un altro piccolo colpo dovrebbe bastare. Se magari si ricaricasse la vita? No, usa psichico. Dannazione. Oh no, ok, lo reggo. Sgranocchio. Ora, Espion, ricordo che quando abbiamo sconfitto Sina ad Akala, lei aveva un Glaceon, mi raccomando. 59, perfetto. Parturnax al 58, ancora meglio. Prossima scelta, Metagross. Yikes. Metagross mi fa tanto, mi sa. Soprattutto se... oddio, se è la mega evoluzione ho perso. Provo a mandare Lapis Lazuli, tanto perché ho idrovampata. E suppongo che questo sia un Metagross fisico. Inoltre Metagross non impara tuono pugno. Ok, dobbiamo incrociare le dita. Ti prego, non essere tu la mega evoluzione, perché altrimenti sono nei guai. In grossi guai. Non voglio usare Monster Z, però idrovampata forse funziona. Cozzara Zen evitata. Grandissima Lapis. Idrovampata. Scotta. 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 Yes. Perfetto, abbiamo vinto. Metagross non ci può più fare niente. Niente. E con Acqua di Sale dovrei finirlo, quindi vai. Che poi è una mossa che non uso mai. Acqua di Sale intendo. Però in questo gioco... sembra essere, anche se non lo è perché è utile quanto i giochi scorsi, sembra essere molto più utile. Forse perché Lapis è un Pokémon più lento degli altri Pokémon, a 30 di velocità base. Però, boh, chissà. Acqua di sale. Ehi, già che ci sto. Lo sapete che, se non sbaglio, Pyukumuku è uno dei Pokémon più lenti in assoluto, dato che ha solo 5 di velocità? Già. E altra cosa su Pyukumuku. Lo sapete che non impara nessuna mossa di attacco se non contatore... e un'altra mossa che è tipo contatore? Comunque, Remus al 59, perfetto, va benissimo. Prossima scelta, Raichu. Yikes. E Raichu, mo con chi lo affronto? Cioè, non posso mandare Muspel. Parturnax fuori questione. Sparky non lo voglio usare. Mi sa che sono costretto ad usare Anacleto. Sì. Vai, Anacleto. Tanto dovrei reggere Fulmine. Psichico, forse un po' di meno. Non voglio però usare sicuramente la mossa Z, a meno che... beh no, Raichu appunto non può essere la mega evoluzione, quindi... forse in quelle due Pokémon rimanenti c'è appunto una mega evoluzione che non voglio, beh... che mi sciotti tutto il team, spero. E da quello che sto vedendo, Dexio ha solamente Pokémon in parte psico. E da notare, Sina aveva un Glaceon, quindi ha anche un Delibird, se non sbaglio. E non puoi scappare, tanto non credo che... vabbè, non importa. Quindi forse Dexio è il Pokémon, l'allenatore di Pokémon di tipo psico di questo gioco, mentre Sina l'allenatrice di Pokémon di tipo ghiaccio. Ora, se avete fatto questa cosa, perché non dare la possibilità a Dexio di darmi la, lo Psychium Z e a Sina il Glaceon Z? Boh? Forse perché sono già importanti di loro, quindi no? Yikes, Slowking. Ha usato riflesso, vero? Ah, è una scelta bruttissima, lo so. Perché riflesso aumenta la difesa. E io sono attaccante fisico. Però Slowking è difensore speciale. Quindi... è un casino, è un casino. Vai con Slowking. Slowking. E vai con Fulmine. Vediamo quanto facciamo. Dovrei fare all'incirca un terzo dei suoi punti. Brutto colpo. Sì, ok. Circa un terzo dei suoi punti vita. Adesso un po' di meno. Geloraggio, perché a quanto pare le mosse di tipo acqua che sono efficaci non le potevi usare. Va bene. Fulmine! Boom! Vi ho già avvertiti del fatto di tirare sul naso, quindi... ok.
Allora, il suo ultimo Pokémon, suppongo sia appunto la Mega Evoluzione, perché ha un cerchio... strategia B. Remus, sacrificati per il bene del branco. Perché è un lupo. E fammi curare Anacleto, perché sono sicuro quello che volete, che Anacleto non regge per niente uno psichico a quei punti vita. E Anacleto mi serve vivo. Terremoto? No, ok. Scusate se controllo, ma sono un po' fifone, perché non si sa mai, sapete com'è? Ok. Eccola qui. Mega Lakazam. Peggio di così, o meglio, meglio di così non riesco a fare. Quindi chiedo venia, traccia, copia sguardo fermo. Va benissimo, finché non copi l'abilità di ninjas. No, non ninja, Shedinja, va bene. Oh no, Psychoshock. Il... Beh, teoricamente... finito il riflesso, perfetto. Avessi usato iperpozione su Remus, avrei retto il colpo, perché Psychoshock attacca, ricordo, la difesa fisica, e Remus è un difensore fisico in parte, quindi sì. E mi sa che stavolta sono costretto. Vai, se non mi sciotta... Vai, mossa Z. Ora, psichico, ti prego, reggilo. Ti scongiuro, reggilo. Perfetto, e vai. Yo. Aku. Dardo assalto spettrale. Prego, dimmi che basta, se no ho perso. Ah, ok. Fortuna che Lakazam non è un... Beh, difensore fisico, quindi grazie al cielo. Allora, saliamo di livello. Mi spiace, Remus. È colpa mia, lo so, però... Chiedo venia. E ricordo, Anacleto non è affatto un cattivo di attaccante speciale. Tanto per dire. Quindi è attaccante misto, in realtà. Comunque, non importa. Un allenatore con una pietra chiave e un Pokémon con la mega pietra giusta. È tutto quello che ci vuole per liberare l'incredibile potere della mega evoluzione durante le lotte. Se sei in grado di usare il potere del cerchio Z, saprai senz'altro se come servirti della pietra chiave per sprigionare il potere delle mega pietre. Ho letto male, ma non importa. Grazie alla pietra chiave, puoi far mega evolvere un Pokémon che ha con sé una mega pietra. Prendi, questa è per te. È la mega pietra per far evolvere per far mega evolvere? Ho letto bene? Boh, non lo so. Alakazam. Pietra chiave, e adesso metto un secondo le cuffie perché sono curioso di sapere se il suono è quello. Alakazamite! Ok, è un po' per tornare alle origini di Pokémon Zaffiro Alpha e Pokémon X e Y, dove appunto pronunciavo le mega pietre in quel modo. Quindi Alakazamite, Aggronite, Garchompite, eccetera, eccetera. Il cerchio Zera permette alle allenature di trasmettere le proprie energie mentali ai suoi Pokémon, permettendo loro di sprigionare un potere dirompente. Tu che sai controllare un simile potere, non avrai difficoltà a padroneggiare la Mega Evoluzione, ma l'ha detto prima. L'ha detto prima con parole diverse. Ok, ora dobbiamo andare. Bon voyage. Perfetto, quindi, Remus, che è morto, dobbiamo andare a curarti. Ora, non c'ho il cronometro, dannazione, però, ehi, sicuramente riuscirò a fare, almeno in piccola parte, ciao Happy, la parte nascosta di Pony, tra virgolette. Voglio farla adesso, perché, grazie mille, perché voglio appunto, andare avanti verso l'albero della lotta. Inoltre, molto probabilmente quello che ho detto ieri, o prima, riguardante la lettera segreta, ho avuto un... come cavolo si chiama? Un lampo di genio, tra virgolette? No, no. Penso di aver capito a che serve, per il semplice fatto che adesso Rotom vi dice: oggi è la giornata ideale per registrare nuovi Pokémon. Ah, no, davvero? Comunque, a Hauoli, quando ero ad Hauoli, Rotom mi ha detto: chissà che fine hanno fatto le ultra creature rimaste. Quindi suppongo sia legata a quello? Non ne ho la più pallida idea. Comunque, comincia la lotta contro... Gaio. Sono sicuro che la tua vita è molto felice. Crabominable. Ora, chi ho al primo posto? Remus. Ah, no, mai, mai, no, 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 ti prego, no. Forse ho una mossa super efficace, ma non credo, normale. Super efficace breccia, sì, come no. Cerca di resistere, Sparky, perché
non posso lasciare Remus contro un Crabominable. Anche perché è a livello 56. Ma avete notato che Dexio ha Pokémon al 61, tipo? Lo reggo bene? Perfetto. Vabbè, no, non bene, però lo reggo, l'importante è quello. Quindi suppongo che da adesso in poi, se non avete Pokémon al 60-61, potreste avere qualche difficoltà. Io vado avanti, lo sapete già, e dopo essere arrivati all'albero della lotta, probabilmente non andrò dentro l'albero. Suppongo che sia come la villa di Baticopoli, oppure il parco lotta, se vogliamo chiamarlo appunto parco lotta, di Horas. Lo farò magari verso la fine del gioco, perché una volta esplorato, o meglio, una volta finita l'esplorazione, volevo appunto andare alla ricerca di Pokémon leggendari e compagnia varia. Allora, qui, attacco speciale X, bene. E già che ci sto, creatura misteriosa, qualcuno mi ha scritto sul mio profilo Ask, perché sì, ho sia un profilo Ask che un profilo, Instagram, e anche la pagina Facebook, ma quella è un'altra cosa. Pokéball. Ho ricevuto appunto una domanda su Ask che mi incitava, per non dire altro e per non dire in che modo mi ha detto questa cosa, di non cercare strumenti nascosti, poltrone, allunghi solo gli episodi, a noi non ce ne frega assolutamente niente. Ok, è vero che in realtà dovrei andare avanti senza cercare strumenti nascosti, però è più forte di me, ok? Inoltre, farei la stessa identica cosa, appunto, farei la stessa identica cosa a casa da solo. Ossia cercherei strumenti, perché gli Eteri Max non si possono comprare. In una situazione di emergenza che non ho punti potenza e non ho baccamela, che faccio? Comunque. Oh, fermi. Allenatore. Remus, perché no, dai. Ora, parliamo. Sfidami, mio caro, sfidami, fanta allenatore. Ready, go. Molto inglese. Magari parla anche l'inglese quando viene sconfitto. Chi lo sa? Ci sono a volte allenatori che hanno una diversa lingua nel gioco perché... perché gli va. Bruxish! Oh, perfetto. Due volte... Ah no, abbiamo sgranocchio, sgranocchio. Allora, Bruxish, l'abbiamo già incontrato, se non sbaglio? Vi ho già detto la sua abilità? Vediamo un attimo se l'abbiamo già incontrato. Sì, l'abbiamo già incontrato. Acqua Psico, pensavo fosse solo acqua. No, è Acqua Psico. E ha un'abilità molto strana e particolare. Se non mi sciotta. Va bene. Ouch. Però dovrei leggerla. Forse. Ok. Non avere acquagetto. Ok. La sua abilità gli permette di non essere colpito dalle mosse di priorità avversarie. È una cosa incredibilmente OP ed è una sua abilità peculiare, attenzione. Inoltre, quando è shiny, è una fetta di pizza margherita. Ma quella è un'altra storia, ok? È un'altra storia. Allora, prossima scelta Marowak. Suppongo Alola. Quindi... se è più lento, forse Pietrataglio ce la fa. Ok, Alola. Vai con Pietrataglio, non mancare, mi raccomando. E... Dorf! Ok. Sì, ce la fa per forza. Remus, sei bellissimo. E ve l'ho già detto questa cosa, mi sa di sì. Comunque, prima a me piaceva più Lycanroc mezzogiorno. Però, il disegno, o meglio l'artwork. Mentre Lycanroc mezzanotte è molto meglio nello sprite, o nel modello, uguale. Turf! Ok, non ha significato quello che ho detto io. Dorf è preso da un manga che non vi dico neanche quale. E non c'entra niente con... lasciamo perdere, ok? Comunque, Remus al 60. Buon per te, Remus. Buon per te. E... basta. Game over. Mi parla in inglese un altro po', per favore, mio caro. Congratulations! Ah, ok. Praticamente le cose standard che... posso scendere? Le cose standard che sanno dire le persone che... beh, conoscono almeno un po' l'inglese. Va bene, va bene. Oh, ok, ok. Cello Lazigard? Ok, Cello Lazigard. Adesso... Prateria di pony. Ok, vedo già un'altra cellula, quindi possiamo andare avanti. Quindi a quanto pare questa area è divisa in molte sezioni. Allora mi sa che dopo la prateria di... uccelli? Uccelli? Uccelli, 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 uccelli. Vai, sfidami, sfidami, voglio sapere chi sei. Nel frattempo, un Firo, vero? Un Firo? Credo sia un Firo. Sì, è un Firo. Maschio, vorrei dire. No, femmina, 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 vero? Sì, femmina. Ehi, Tongs, come hai fatto a riconoscere... no, ho buttato a caso, ok? Non ho
non so tutte le differenze di tutti i Pokémon, quindi non posso ricordarmi. Posso ricordarmi magari Golbat, ma non Firo. Allora, consigli utili. A volte quando catturi un Pokémon, la Pokéball oscilla una volta sola. Eccola qui. Cattura critica e facilita la cattura. La probabilità che si verifichi aumenta, ok? Con l'aumentare del numero di Pokémon catturati. Perfetto. Non so quanto, però. Allora, dicevo, farò la prateria di Ponyo, come si chiama, e poi basta. Allora, qua si scende e devo andare su Stoutland, vero? Perché strumenti nascosti, si poltrone. E poi, un altro Fir... No, fermi, è un Primeape questo? Credo di aver... Sì, è un Primeape. Credevo appunto di aver visto un'ombra arrabbiata, ed eccola qui. Remus, scappa. Scappa. Non ci penso nemmeno ad affrontare un Primeape adesso. Ok. Magari dovrei togliere un Pokémon così, o meglio, con così pochi punti vita davanti alla squadra. Però, ehi, che ci possiamo fare? Andiamo avanti e basta, per ora. Nessuno strumento? Vabbè, non importa. Mi sembra troppo... Però prima sfidami tu. Oh, wow. Un Gumshoes. Non ne abbiamo tipo incontrati 70 da quando abbiamo iniziato l'avventura. No. Questo dovrebbe essere il 65esimo in realtà. Ovviamente non ho contato tutti quanti Gumshoes incontrati, eh. Fuga. E nel frattempo tosse perché io può. Chiedo venia. Ah. Allora, strumento dov'è? Oh, eccolo. Pipi Max. Può servire. Magari non è indispensabile, ma può servire. Allora, Pokémon selvatico. Ora, ci fosse un Pokémon di settima, che non sia Gumshoes. E invece un Tauros. Mi chiedo la rarità dei Tauros. Magari è bassa, magari è alta. Sappiate che non mi interessa. Prepotenza. Wow, guarda. Non ti voglio neanche affrontare. Fuga. Ciao. Anche perché non so quanto potrà durare questo episodio e voglio andare appunto avanti. Allora, qua c'è qualcuno? C'è qualcosa? Sniff? No? Però qua si scende. Ah, allenatore, anzi, Montanaro. Ora, il Montanaro lo affronto con... Parturnax, da quant'è che non ti uso in battaglia? Da due episodi, mi so. No, da ieri. Boh, prima. Boh. Allora, qua prima però c'è qualcosa? Si va avanti? Si va indietro? Se si va su... Che ci sta qua? Una roccia da rompere e un Pokémon che mi assale dall'alto. Bene, un altro Firo, suppongo. Perché? Ah no, è un Mandibuzz. Ok, quindi è ufficiale. I Mandibuzz sono esclusivi di Sol Luna e i Bravery sono esclusivi di Sole. Adesso però... Ti prego, fammi fare fuga. Io odio combattere contro i Mandibuzz, grazie mille. Anche perché i Mandibuzz sono così resistenti che non ne immaginate neanche. Anche... No, un attimo. Ne abbiamo visto uno, se non sbaglio, da qualche parte. Forse era contro... La Super 4 di tipo... Boh, non ricordo. Allora, No, non devo scendere. Però TM. Ah, eccola qui dove era Fulmine. Bene, abbiamo trovato Fulmine. Oh, ok. Altra cellula Zygarde. Altra cosa qui. Ah, sniff. No? Ok. Allora, Montanaro. Da sfidare, quindi. Sfidami, mio caro. Tanto dovrei avere... Chi al primo posto? Boh. Ah, Parturnax, giusto. Allora. Vai. E... Ah, sono stato informato di una cosa molto importante. Se dovete ancora finire la Lega Pokémon e avete un Lunala su Pokémon Luna, oppure un Solgaleo su Pokémon Sole, se ce l'avete in squadra, a quanto pare c'è una scena extra davanti a Tapu Koko. Non ho verificato questa cosa, magari qualcuno di voi può verificare appunto, però io non lo so, quindi. Quindi l'unica cosa che posso fare è Stramontante. Dopo che evito il bellissimo... Ah, bravissimo. Stramontante! Shoryuken! Ed è per questo che Parturnax è davvero bello e buono. Allora, sale un po' lentamente di livello, in effetti, Ma non importa. Allora, Gigalith. Gigalith non ha vigore, vero? Dovrebbe avere l'altra abilità. No, ha vigore. Ok, allora, Dragartigli. E poi, dato che me l'avete chiesto in tanti, non ho ancora mostrato alcune... delle mosse Z. Quindi probabilmente probabilmente adesso userò, non lo so, Clamor Squam Z perché posso. E poi magari la mossa Z tipo veleno. Comunque, Dragoschianto finale, vai. O meglio, credo di non averla mostrata. Comunque, vai.
Potere Z. Mossa Z. Dragoschianto finale. Ok, l'ho sconfitto. Bene. E vi ricordo, in base al tipo della mossa che scegliete, se ovviamente non è una mossa peculiare, o meglio, una mossa Z peculiare, il tipo della mossa Z cambia. In questo caso ho usato Clamor Squame e ho fatto appunto danno speciale, ecco. Altrimenti avrei fatto danno fisico, occhio. Se avessi usato tipo, non lo so, Dragartigli. Ora, qui c'è qualcosa? Spero tanto di sì. E già che ci stiamo, sniffiamo, perché posso. Oh, strumenti. Polvo stella? No, pezzo cometa, ancora meglio. E qui c'è uno strumento. Vedete che ho fatto bene? Pezzo stella. Bene, pezzo cometa e pezzo stella si possono vendere. Quindi è meglio così per noi. Ora scendiamo, cerchiamo di non incontrare Pokémon selvatici. E andiamo avanti. Allora, voilà. Il Petilil. L'Illigante l'evoluzione. Ah, e ho controllato. Ricordate quella battaglia che abbiamo fatto contro Samina? Esatto. A quanto pare ho sottovalutato un casino mente locale, perché non pensavo che impedisse ai Pokémon di confondersi qualunque sia il metodo di confusione. Pensavo che almeno, non lo so, Petalo Danza funzionasse. Ma invece no, quindi è tipo OP oltre lo schifo. Un Scyther? Abbiamo incontrato un Scyther. Bene, ora vediamo se riesco a capirlo. Dovrebbe essere maschio, perché è in base alla coda, se non sbaglio. Se è più lunga è maschio, se è più corta è femmina. No, è femmina, quindi se... No, no, fermi, se è più lunga è femmina, se è più corta è maschio. Ecco, la differenza era questo. Non mi interessa sconfiggerne uno, però dovrebbe essere quella la differenza tra i sessi. Comunque dicevo, me ne sono dimenticato, bene. Dannazione, che stavo dicendo prima? Bla bla bla, pezzo cometa, pezzo stella, Pokémon selvatici. Mosse fisiche, mosse speciali, fantallenatori da sfidare. Guarda che un cerchio Z, vuoi sfidarmi davvero? Allora devi diventare il numero 2 della prateria di pony, bello mio. Ah, ok, allora non adesso. E qui si torna indietro. Che stavo dicendo prima? Oh mio Dio, no, ho perso il filo. Grazie, gli haseo che mi fanno perdere appunto il filo del discorso, è una cosa bruttissima. Allenatrice, bene, però prima... Oh, strumento. Carburante, può essere utile, può essere utile. No, davvero, non me lo ricordo. Chiedo venia, magari riprenderò il discorso quando appunto mi tornerà in mente. Che stavo dicendo però, un attimo? No, mi spiace, ho perso il filo. Arianna. Chiongre? Perché non avesse visto il mio let's play a Pokémon Ranger 1 non capirà niente. In pratica c'è una persona chiamata Arianna in quel gioco, se non sbaglio, e le ho dato questa voce, tipo quando diceva Kyogre, Kyogre! Ma vabbè, non importa. Stramontante, super efficace e smash! Non troppo. Oh no 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 no. Ah, è morto Bartornax. Non è morto Bartornax. Lia è scema. Ok, con un Pokémon con abile legame, con mostri tipo ghiaccio, tipo gelolancia, magari, forse... Ok, pensavo di miss. Magari, forse, attaccarmi, però no, ok. Sono stato scemo io, ma grazie all'IA ho vinto. Quindi meglio per me. Ok. Allora, punti esperienza. Muspel al 60, ok. Anacleto vuole imparare congiura? No. Non serve. Abbiamo mosse fisiche, non speciali. Anche se ricordo che può essere un attaccante misto, ma quella è un'altra storia. Anzi, che mi sa che è meglio il suo attacco speciale che quello fisico, credo. Comunque, forse con Dragartigli. Tanto è solo erba, no? Sì. Dragartigli! E poi con Clamor Squame. Mi chiedo se abbia l'abilità... non mi ricordo come... Clorofilla. Forse sì. Non ha clorofilla. Allora, perché il sole... Ah, per lama solare. Giusto. Dovrei buttarlo giù, e infatti lo butto giù. Allora, no, basta. Non ho nient'altro da raccontarvi. A parte Arianna. Ah, giusto. Volevo controllare un attimo le statistiche di Anacleto. Tanto perché sì, ma comunque... Se non ha un attacco speciale troppo alto, perché ho già uno, due, tre attaccanti speciali. Teoricamente questo è misto, e anche questo è misto, però... vediamo un attimo.
Ah no, fermi, avevo letto male, pensavo di la difesa speciale, no, quindi attaccante fisico, il nostro almeno, poi, ehi, 135 in attacco speciale può anche essere buono, eh? Anzi, è molto buono, però, ehi, altro Pokémon selvatico. Stavo parlando di Scyther, no, non stavo parlando di Scyther. Dannazione, quanto mi dà fastidio perdere il filo del discorso, ed è per questo che io di solito... no, meglio che non ve lo dico. Ok, allora, fuga, non voglio affrontare Trambic. Allora, adesso andiamo a nord, sempre più a nord, finché non arriveremo appunto verso la fine del... No, un'altra volta il coso che si muove, un altro slider, vero? No, un Petilil. Allora, Petilil, incontrarsi uno Shiny, dannazione. Hanno ridotto la possibilità di avere uno Shiny. A proposito, dove si prende il cromamuleto? Hanno ridotto la possibilità di trovare Shiny in sesta gen. Infatti era da 8192 a 4096. Con lo Shiny Charm è circa una su 3200, qualcosa del genere, non so i calcoli. Vabbè, incontrare uno Shiny non è tanto difficile adesso, quindi... Già. Allora, attenzione a quel Pokémon che non lo voglio affrontare. E qui c'è il Prato di Po. Ho paura di entrarci. Entriamoci giusto per vedere com'è. Oh. Quella è Alixia? No, non è Alixia. Ok, penso di fare il Prato di Pony più in là. Più che altro perché ho paura di quello che possa starci dentro. Ehi, un veterano, però prima c'è uno strumento, fatemelo raccogliere e magari sniffare per terra. E difesa X. Beh, in effetti andando su Stoutland in questo modo non vado troppo veloce. Però non corro molto facile. Oh, non vado né troppo veloce, però posso comunque controllare gli strumenti nascosti. Oh, mamma mia, ce l'ho fatta a dirlo. Allora, Petilil, wow! Ma perché con i repellenti, anche se non li ho attivati adesso, non mi importa, spunta dello stesso? È una cosa bruttissima. Oh, mamma mia, da quanto sto qui? Oh mio Dio, fuga! Oddio, quanto è lungo sto video? Non ho idea, non ho... Ah, non tenere il conto è una cosa bruttissima. Ok. Ora... Veterano, mio caro, sfidami, però prima, vediamo chi ho per primo. Vai benissimo, perché sei molto indietro, Partornax. Comunque, mi stavo chiedendo prima, dov'è il cromamuleto? Sapete una cosa, mi sa che si prende come ogni gioco, quando avete completato il Pokédex, probabilmente quello. Comunque, veterano, Leon, che ha tre Pokémon, chiamato in campo, vola con Scamori, male, molto male, per me è male. Perché Skarmory? Non potevi mandare un Geodude? No, Skarmory devi mandare. Vabbè, non importa. Allora, più che altro perché sono molto preoccupato per le mosse di tipo volante che possa fare Skarmory. Tipo, non lo so, mosse di tipo volanti. E no, oh mio Dio. Ok, bisogna finirlo in fretta questo coso. Mi sa che dobbiamo andare di potere Z. Nel frattempo bevo anche un po' d'acqua, quindi la cosa... va anche meglio per me. Ferrostridio. O stridio, non importa. Allora, mentre fa la carica della mossa, io posso bere, quindi vai. Potere Z. Glu glu glu. Resta un punto vita. Ovviamente resta un punto vita. Ah, vai. Dragartigli. Etrelama. Ecco. Ero preoccupato per questo, ma fortunatamente Skarmory non è così rompiscatole. Vai. O meglio, non come altri tipi volante, che magari sono anche in parte folletto, che magari hanno anche il leggiadro, che magari sono Togekiss. Ma quella è un'altra storia. Ora, Gyarados. Ah, qua devo cambiare. Non posso restare. Allora. Parturnax. Potrei anche sfidare l'allenatore forte, quello là. Però ho paura che poi ci metta troppo tempo per il video. Se solo sapessi quanti Pokémon ha. Non importa, lo affronterò magari più avanti. Tanto non credo che mi serva così tanta esperienza adesso che sono quasi al 61. Quindi vai. Ok, bel colpo. Le mie placche mi uccidono. Oh. Allora,
Sparky al 61, perfetto, va benissimo. Al 61, mi raccomando, non al 61, al 61. E attacco speciale. Attacco fisico più alto di quello speciale. Perché? Perché? Ah, non voglio usarti come attaccante fisico. Viga volta. Ok, cambiamo e mandiamo Remus. No, niente Remus, mandiamo Moonspell. Oh, ok. Ben fatto Sparky, vai Moonspell. Ah, e tanto per dire, ho già cominciato a progettare qualcosa per il competitivo, ma ora come ora voglio finire il gioco, ok? Magari farò come ho fatto in Ypsilon, che mentre andavo avanti nell'avventura, off camera, bridavo qualcosa. Probabilmente farò così. Ma adesso non ho tempo e voglia di fare queste cose, quindi andrò avanti senza fare nient'altro. Perfino un veterano, perfino per un veterano come me, la via dell'allenatore è una strada in salita e costellata di sfide difficili. Yeah? Perché gli ho dato l'accento tra virgolette. Lasciamo perdere. Ora, qui che c'è? Niente da sniffare. Oh, si va avanti, bene. Quindi mi sa che abbiamo trovato un buon punto di stacco. Bene, niente qui. Ok, possiamo volare a casa. Quindi, oh, grazie per aver visto questo video. Dove vogliamo, se vogliamo qui al prato di pony? All'inizio del prato di pony? Oh, ho visto una cosa strana nella mappa. Non voglio rivederla perché potrebbe essere importante per un futuro video. Quindi ignoriamola. Almeno io la ignorerò, poi non so voi. Dove vogliamo? Vogliamo all'inizio? No, vogliamo davanti a questo coso strano. Ok, nella prossima parte di Pokémon Luna andremo qui nell'erta di pony e suppongo di arrivare anche all'albero della lotta. Probabilmente ci entrerò pure, solo per vedere un po' com'è. Non farò nessuna sfida. Ok, quindi vogliamo rapidamente al villaggio del mare perché voglio volare lì. E poi basta. Quindi vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, se volete lasciare un pollice in su, me ne sarei molto lieto. Se volete mandare un commento, un pollice in giù anche per dirmi che il video faceva schifo, qualunque cosa vi va bene. Ok, see you.